Vasto incendio nei boschi di Schignano, in azione due elicotteri, evacuate 7 persone. In contromano sulla tangenziale con un'auto rubata, arrestato 35enne già ricercato per tentato omicidio. Umberto Tozzi chiude in bellezza il Festival Settembre Prato e Spettacolo, oltre 1000 spettatori a Villa Guicciardini. Allo stadio Lungo Bisenzio serata bianca-azzurra con la presentazione di tutte le squadre del Prato. Buongiorno dal telegiornale di TV Prato, apriamo questa edizione con la notizia del vasto incendio che è divampato nei boschi di Schignano in località Pozzole. Le fiamme si sono sviluppate in una pineta per cause ancora da accertare e si sono rapidamente estese. 7 persone sono state fatte allontanare per precauzione dalle abitazioni vicine. In azione 2 elicotteri della regione, sul campo diversi volontari della VAB e del CSN, oltre a squadre dei vigili del fuoco di Prato e Montemurlo. In questo momento sono in corso le operazioni di spegnimento nella parte più bassa, mentre le fiamme stanno ancora correndo nella parte più alta del bosco. Sono intervenuti anche i carabinieri forestali per chiarire le cause dell'incendio. Cambiamo argomento, i teatri Fabricone e Fabrichino saranno acquistati dal Comune di Prato e riqualificati. Nell'area tra via Targetti e via Abati sorgerà un parco. È il cuore del progetto di rigenerazione finanziato con i soldi europei veicolati dalla Regione. Grazie a 8 milioni di euro della Regione, a cui l'amministrazione ne ha aggiunti altri 2, il Teatro Fabricone e il Fabrichino saranno acquistati dal Comune e un'ampia parte della zona tra i teatri e il Mercato Nuovo sarà destinata a parco pubblico. Parte ufficialmente con un percorso partecipativo la rigenerazione del polo teatrale tra via Targetti, via Abati e via Mozza sul Gorone. Grazie appunto a un bando regionale possiamo recuperare una grande area, un'area importante proprio nel cuore della città di Prato, ben 20 ettari che serviranno a rivalorizzare tutta una zona, cioè praticamente alle porte del centro. I due edifici del Fabricone e Fabrichino verranno ristrutturati mantenendo le funzioni teatrali ma aprendosi verso quello che oggi è il loro retro, che domani invece diventerà un'area di accesso privilegiata. L'area compresa tra il parcheggio Coop e Piazza del Mercato Nuovo sarà un unico spazio verde attraversabile. Sta dentro una grande strategia urbana che è quella della cosiddetta Porta Nord, cioè la connessione tra il centro storico e il Fabricone da sud. Quello che i cittadini hanno visto di questa strategia più generale è la riqualificazione che è stata fatta dei Giardini della Passerella, il playground del Serraglio, la piazza Ciardi, tutto il sistema e il collegamento con Piazza del Mercato Nuovo. Ecco, questo è il completamento di questo sistema urbano che concettualmente estende il centro storico al Fabricone, che oggettivamente è un pezzo di centro storico. L'acquisizione da parte del Comune degli edifici teatrali che ancora oggi appartengono alla famiglia Balli consentirà al Metastasio di risparmiare circa 100.000 euro l'anno di affitto, ma non prima del 2029, anno entro cui si dovranno concludere i lavori. Abbiamo fatto una convenzione, Fondazione Teatro Metastasio e Comune di Prato, che dice che tutto questo percorso, che arriverà poi alla definizione complessiva nel tempo che ci vorrà, sarà fatto a quattro mani, Comune di Prato e Fondazione Teatro Metastasio. E alla fine Fabricone e Fabrichino saranno ovviamente conferiti in uso alla Fondazione Teatro Metastasio. Beh, il Teatro Fabricone sarà, come dire, più dotato da un punto di vista tecnico, dal punto di vista dell'accessibilità, e quindi questo è sicuramente un vantaggio importante. Quello che cambierà forse di più sarà nell'edificio accanto, che attualmente ospita in una porzione ospita il Teatro Fabrichino, che sarà completamente acquisito alle funzioni teatrali e che ha molte potenzialità perché ha anche un'altezza notevole, quindi potremo intervenire su più livelli. Guidava contromano sulla tangenziale a bordo di un'auto rubata. Protagonista un 35enne cittadino marocchino che nei giorni scorsi, alla vista della polizia municipale, si è dato ad una folle fuga percorrendo contromano la tangenziale all'altezza di Ponte Valli in direzione nord. Solo grazie all'operato degli agenti motociclisti sono stati scongiurati eventuali impatti con altri veicoli. Il conducente ha perso il controllo dell'auto all'altezza dello svincolo con via Montalese, andando a sbandare contro il jersey di cemento posto a margine della carreggiata. Una volta raggiunto, l'uomo ha aggredito a calci e pugni gli agenti. Poi, non senza fatica, è stato condotto al comando di Piazza Mascelli, dove è emerso che su di lui pendeva già un mandato di cattura per tentato omicidio. In serata è stato condotto presso il carcere della Dogaia. Umberto Tozzi a Villa Guicciardini per l'ultimo concerto del settembre. Oltre 1000 persone presenti per l'ultima serata sold out del festival. Oltre 1000
persone per l'ultimo live del cartellone 2023 del settembre. A chiudere in grande stile il cantante Umberto Tozzi, che con il suo tour Gloria Forever ha fatto tappa a Villa Guicciardini. Hit intramontabili e pezzi più recenti hanno portato il pubblico dei fan a riassaporare le atmosfere di un tempo. Immancabile anche il brano Gloria, che ha chiuso la performance. Cala dunque il sipario su un'edizione che gli organizzatori promuovono a pieni voti. Chiudiamo in bellezza stasera in questo luogo splendido come la Villa Guicciardini con un artista straordinario come Umberto Tozzi, e ci fa piacere chiudere il festival con un concerto da tutto esaurito. Questa edizione ne ha avuti praticamente tre: Articolo 31, Panariello e Masini e quello di stasera. Quindi insomma siamo molto soddisfatti per come è andata, per come ha partecipato il pubblico. Siamo insomma molto felici di aver dato il nostro contributo. Alla vigilia del primo giorno di scuola, questa mattina l'Istituto Marconi ha deciso di portare il corpo docenti in visita a Barbiana. Ad accompagnare il gruppo, composto da 65 insegnanti e una parte del personale ATA, c'era anche il vescovo Giovanni Nerbini, invitato a partecipare dal preside Paolo Cipriani. Si è trattato di un momento di ritiro, una sorta di pellegrinaggio laico sulle orme di Don Lorenzo Milani e della sua idea di scuola. Il vescovo, con un passato di maestro elementare, prima del suo ingresso in seminario, ha tenuto una riflessione sulla scuola inclusiva e sull'importanza del rapporto tra docenti e studenti. La visita guidata a Barbiana si inserisce all'interno di un ciclo formativo organizzato dall'Istituto Marconi e intitolato Parole di scuola, dedicato al dialogo fra generazioni diverse. Siamo adesso allo sport, parliamo di calcio. Dai più piccoli alla prima squadra, ieri sera allo stadio Lungo Bisenzio il Prato ha presentato squadre, staff tecnici e dirigenziali di tutte le formazioni. Vediamo. Orgoglio, passione, senso di appartenenza e speranza, perché quella non manca mai. Sono i sentimenti che si respiravano ieri a Lungo Bisenzio durante la presentazione di tutte le squadre dell'AC Prato, dalla scuola calcio passando per il settore giovanile fino alla prima squadra e lo staff tecnico e dirigenziale. Una presentazione alla quale hanno assistito centinaia tra tifosi, appassionati e parenti dei tanti bambini che sono stati tra i protagonisti della serata. E proprio i più giovani, coordinati dai ragazzi della curva, hanno dato vita ad una coreografia simbolica, formando il fiordaliso, simbolo del Prato, e sventolando bandiere sulle note dell'inno della squadra. La chiusura è stata affidata alla prima squadra impegnata nel campionato di Serie D e che domenica giocherà la prima in casa con la Ravenna. La stagione non è iniziata nel migliore dei modi, con due sconfitte tra campionato e coppa, tanto nervosismo, la risoluzione consensuale col tecnico Brando. Eppure ancora una volta tifosi appassionati ieri non hanno fatto mancare la loro presenza e il loro sostegno, perché, come si diceva in apertura, la speranza, che è quella di riuscire ad essere finalmente protagonisti, non manca mai. Come ho detto più di una volta, io sono un semplice gestore, diciamo finanziatore di una cosa pubblica, che è la squadra di calcio, che è di proprietà della città e dei suoi tifosi. E detto questo, oggi non è la presentazione solo della prima squadra, è una manifestazione diversa, perché alla riuscita di questa manifestazione ha partecipato la curva, hanno partecipato delle associazioni, i tifosi, i ragazzi della scuola calcio, gli allenatori della scuola calcio, anche se con i meccanismi ancora da rodare, i giocatori ci sono. Adesso bisogna mettere in campo nel miglior modo possibile e fare il miglior campionato possibile. Direi che sui risultati mi piacerebbe aggiornarci a gennaio, dicendo che siamo tra le prime squadre e poter fare un mercato di invernale importante per provare ad essere ancora più su. Vediamo quello che succede. A Prato parte il nuovo corso per diventare arbitro di calcio, ce ne parla Stefano De Biasi.
I numeri sono in crescita e la sezione sta abbassando l'età media, anche grazie al boom di associati dell'anno passato. Di arbitri sui campi da calcio della provincia, sia di settore giovanile che di quello dilettanti, c'è però sempre più bisogno, anche perché ci sono almeno 70 partite ogni weekend da settembre a maggio da coprire. Da qui la decisione dell'AIA di Prato, la locale associazione degli arbitri, di aprirsi sempre di più alla città e ai comuni limitrofi dell'area metropolitana, su tutti Calenzano, Campi e Sesto Fiorentino, organizzando anche quest'autunno il nuovo corso per diventare arbitro di calcio. Abbiamo avuto un numero crescente durante le ultime stagioni con un exploit più che positivo lo scorso anno e vogliamo continuare questo trend perché abbiamo bisogno di nuove risorse, soprattutto giovani, per aumentare la qualità del servizio che dobbiamo fornire alle società della provincia pratese. La presentazione si terrà martedì 26 settembre negli spazi della sezione in via Roma 83/A a Prato, mentre il corso vero e proprio inizierà la prima settimana di ottobre. Si tratta di circa 2 lezioni a settimana fino a fine novembre, con orario 19:30-21. Il corso è aperto a ragazzi e ragazze dai 14 ai 40 anni, con la possibilità per gli under 19 di effettuare il doppio tesseramento, cioè di essere sia calciatori che arbitri. Spero di poter accogliere anche ragazzi provenienti dai comuni limitrofi e soprattutto spero di avere anche doppi tesserati, perché a fronte di un aumento del limite d'età ai 19 anni, indubbiamente chi proviene dal calcio ha più facilità di ambientamento in questo mondo, direi, fantastico. La sezione di Prato oggi conta su 187 arbitri associati, dei quali 109 effettivi, compresi anche quelli che militano in categorie nazionali. In crescita anche la componente femminile della sezione, che al momento conta su 12 associate. E alla fine del corso, del completamento di questa nuova avventura per questi ragazzi, affronteranno l'esame, sia scritto, un quiz, sia orale. Poi ci sarà anche una prova atletica per testarli direttamente sul campo. Adesso è il momento delle previsioni meteo, come sempre, a cura del Consorzio LAM. Saluto, una buona giornata a tutti. Iniziamo dal satellite, ci mostra la presenza di un campo di alta pressione sull'Europa centrale, mentre una perturbazione temporalesca sulle Baleari porta un po' di aria fresca in quota, responsabile dell'aumento di stabilità che avremo nella giornata di oggi e quella di domani. Ecco la previsione per oggi pomeriggio: addensamenti cumuliformi sono attesi sulle zone interne, in particolare nell'interno del Grossetano, tra le province di Siena e Arezzo e la parte meridionale della provincia di Firenze. Splenderà invece il sole sulla costa, le temperature pressoché stazionarie. Uno sguardo alla giornata di domani: cielo sereno poco nuvoloso in mattinata, qualche nube in più sul litorale e sull'arcipelago, con ventilazione debole meridionale. Poi nel pomeriggio ancora un po' di stabilità sulle zone interne, in particolare sull'Appennino orientale e nella zona dell'Amiata. Le temperature massime pressoché stazionarie. Bene, è tutto, vi auguro una buona giornata. E col meteo termina anche questa edizione del telegiornale. L'informazione torna stasera alle 20:30. Grazie di averci seguito. Buon proseguimento di giornata.